Buongiorno a tutti, benvenuti. Eccoci in questa pratica di risveglio del mattino. Questa è una pratica che potete fare tutte le mattine quando vi alzate. È veramente molto energetica, quindi ci portiamo a sedere anche se siete sul letto. Iniziamo con un movimento circolare del collo, così da sciogliere la zona cervicale. Facciamo dei movimenti completi, cercando però, come sempre, di non pinzare la zona lombare. Quella è una zona che bisogna cercare di gestire con molta attenzione, quindi non portate troppo indietro la testa in modo da non pinzare troppo in quella zona. Facciamo delle circonduzioni profonde, importanti, lasciamo il mento allo sterno, non flettete la schiena. Inspirando riportiamo la testa verso il centro lentamente, espirando giriamo la testa verso la spalla destra. Inspirando ci riportiamo al centro, ruotiamo verso la spalla sinistra. Cerchiamo di fare questi movimenti senza creare dei blocchi. Flettiamo la testa verso la spalla destra, espirando, inspirando risaliamo, espirando flettiamo verso la spalla sinistra. Con la mano sinistra afferriamo la testa, la spingiamo verso la spalla, braccio destro dietro la schiena verso il fianco opposto. La schiena è dritta, non flette mai. Cerchiamo di mantenerci in questa posizione. Riportiamo le mani sulle ginocchia, flettiamo la testa verso destra. Mano destra alla testa, afferra la testa, sposta verso la spalla. Braccio destro in mano, scusate, braccio sinistro in mano sinistra dietro la schiena. Cerchiamo il fianco opposto, schiena sempre dritta. Riportiamo le mani sulle ginocchia, facciamo delle circonduzioni profonde delle spalle. Cercate di fare delle rotazioni complete, si sale verso l'alto, si scende verso il basso. Delle rotazioni molto importanti e in avanti. Si respira profondamente durante ogni movimento. Cerchiamo di coinvolgere bene tutte le articolazioni delle spalle, le nostre scapole. Afferriamo il braccio destro, andiamo a fare delle circonduzioni con l'avambraccio, così da sciogliere il gomito in un senso e nell'altro. Cercate di mantenere sempre la schiena dritta. Cambiamo lato, facciamo dall'altra parte, quindi andiamo a smuovere le nostre articolazioni da una parte e dall'altra, sempre con estrema gentilezza quando facciamo queste cose, soprattutto al mattino. Andiamo a smuovere i nostri polsi in un senso e nell'altro. Cerchiamo di fare delle circonduzioni abbastanza profonde. Uniamo le nostre mani e andiamo a fare delle circonduzioni con i polsi insieme. Allunghiamo le braccia, palmi in avanti, lasciamo andare indietro la schiena, i polsi sono all'altezza delle spalle. Si inspira, portiamo le braccia verso l'alto, apriamo bene il petto, stiriamo bene, cambiamo la posizione delle mani, portiamo i palmi rivolti verso di noi e flettiamo verso la parte destra del nostro corpo. Si inspira, si risale e flettiamo a sinistra. In tutto questo cercate di mantenere la schiena sempre molto dritta. Espirando ruotiamo a destra, la mano sinistra è sul ginocchio destro, la mano destra è dietro la schiena, molto vicina ai glutei. Usate il braccio come se fosse un muro, stendete bene la colonna vertebrale. Si inspira, riportiamo le braccia verso l'alto, di nuovo stendiamo bene la colonna vertebrale ed espirando ruotiamo verso sinistra. Mano destra sul ginocchio sinistro, mano sinistra dietro la schiena. La testa ruota verso la spalla che è dietro. Respiriamo profondamente. Ci portiamo a sedere. Portiamo le mani sulle ginocchia, inspirando apriamo bene il petto ed espirando lasciamo andare indietro la colonna vertebrale, mento verso lo sterno. Afferriamo la gamba destra, portiamo il ginocchio verso il petto, la sinistra la manteniamo flessa. Tiriamo il più possibile la coscia verso l'addome, cercando di mantenere sempre le scapole a terra. Andiamo a fare dei piccoli movimenti di flessione e di estensione. Afferriamo l'alluce se riusciamo, altrimenti afferriamo la caviglia, oppure utilizziamo dei supporti come una cinghia oppure la cintura dell'accappatoio va benissimo. Fletto e estendo. In tutto questo cercate di non sollevare la scapola così da non inarcare il collo. Manteniamo la gamba in allungamento, sosteniamo il ginocchio dall'esterno, gomito a terra, andiamo ad aprire la nostra gamba esternamente mantenendola più dritta possibile e più alta possibile. Piccoli movimenti verso la spalla.
Cerchiamo di afferrare il punto più lontano possibile, se riuscite l'alluce, altrimenti la caviglia, e andiamo ad aprire esternamente la gamba, sempre verso l'alto. La gamba sinistra rimane piegata, ci bilancia e ci aiuta. Riportiamo la gamba verso l'alto, tesa, afferriamo l'esterno del piede, ginocchio e anca ruotano verso l'esterno. Il piede è parallelo al soffitto e la caviglia è perpendicolare al ginocchio. Rimaniamo in questa posizione, siamo appesi al nostro piede. Cerchiamo di spingere leggermente verso il pavimento e poi lentamente cambiamo gamba, facciamo tutto a sinistra. Quindi portiamo il ginocchio verso il petto, cerchiamo di tirare bene verso l'addome così da allungare il più possibile la parte posteriore della coscia. Andiamo ad afferrare il piede, se non riusciamo usiamo i nostri supporti e andiamo a fare piccoli movimenti di flessione e di estensione della gamba. Cercate di non portare indietro il ginocchio quando fate questi movimenti, ma di mantenere sempre la coscia più vicina possibile all'addome e soprattutto la scapola verso il pavimento. Rimaniamo in allungamento, afferrando il punto più lontano che riusciamo, anche attraverso le nostre cinghie. Respiriamo sempre profondamente. Afferriamo il ginocchio dall'esterno, gomito a terra. Andiamo a fare dei piccoli movimenti verso la spalla, gamba distesa, mi raccomando. Andiamo ad afferrare il punto più lontano che troviamo, anche usando sempre i nostri supporti, manteniamo la gamba distesa esternamente. Rilassiamo la schiena, cerchiamo comunque di non inarcare mai la zona lombare. Riportiamo la gamba verso l'alto, flettiamo il ginocchio, ruotiamo il ginocchio e il femore verso l'esterno. Afferriamo l'esterno del piede, il piede è parallelo al soffitto, immaginate di avere una biglia che non deve cascare da nessuna parte. E lentamente portiamo entrambe le ginocchia verso il petto, massaggiamo la schiena, facciamo dei piccoli ondeggiamenti, dei piccoli cerchi, tutto quello che vi serve per rilassare la colonna vertebrale. Cambiamo cerchio se stiamo facendo delle circonduzioni. Cerchiamo di sentire bene l'appoggio della schiena. Ruotiamo le ginocchia verso destra, mantenendo sempre le ginocchia alte. Con la mano destra ci aiutiamo a spingere verso il pavimento le gambe. La testa ruota verso la spalla sinistra. Entrambe le scapole devono essere ben appoggiate al pavimento. Si resta, dando molto, molta importanza alla nostra respirazione, che deve essere profonda e quieta. In questi momenti non pensate a quello che dovrete affrontare dopo nella giornata, ma rilassate profondamente il corpo per prepararvi alla giornata. Riportiamo le ginocchia al petto e cambiamo rotazione, andiamo verso sinistra. Scapole a terra, il braccio destro non deve superare la linea della spalla. Se si solleva la scapola, portate il braccio un pochino più basso. Se non avete male al collo, lasciate scivolare la testa verso la spalla destra. La mano sinistra preme verso il pavimento. Lentamente usiamo le mani per riportarci a sedere. Ci portiamo in posizione di Sukhasana. Se in questa posizione state scomodi, portate un cuscino sotto i glutei. Prepariamoci al nostro pranayama. Questo pranayama si chiama Bastrika, mi sbaglio sempre. È molto attivo, quindi dovete inspirare in maniera molto profonda quando portate le braccia verso l'alto ed espirare in maniera molto profonda quando portate le braccia verso le costole. Sono ritmi molto veloci, la respirazione è uguale, 50% inspirazione, 50% espirazione. Rilassiamo, possiamo farlo tutti i giorni questo, anche solo questo, partendo da 30 raffiche, 40 raffiche, 50 raffiche. Di nuovo portiamo le braccia verso l'alto inspirando ed espirando e portiamo le braccia verso le costole. Facciamo dei movimenti abbastanza importanti e cerchiamo di sentire bene il movimento delle spalle. La schiena rimane ferma, evitiamo di ondeggiare su e giù, ma cerchiamo di mantenere fianchi e schiena più fermi possibili. Il movimento qui è prevalentemente delle braccia, ci aiutano nella respirazione. Rilassiamo. Ovviamente questa pratica è una pratica che va fatta a digiuno, altrimenti con questa tecnica di pranayama rischiate il mal di stomaco. Andiamo a fare delle piccole rotazioni delle spalle, poi lentamente ci portiamo nella posizione del gatto.
Inspirando allunghiamo l'addome ed espirando cerchiamo di portare l'addome più profondo possibile verso la colonna vertebrale. Inspirando apro, allungo bene l'addome. Espirando portiamo l'ombelico il più profondo possibile verso la colonna vertebrale. Mi raccomando, cercate di fare movimenti profondi. Inspirando andiamo di nuovo ad aprire il nostro addome. Espirando portiamo l'addome in dentro, andiamo a guardare profondamente le nostre anche. E ancora inspirando andiamo ad aprire l'addome ed espirando ancora andiamo a chiudere l'ombelico verso la colonna vertebrale. Inspiro, apro, allungo e dalla posizione del gatto porto la spalla sinistra verso il pavimento. Cerco di passare sotto la spalla destra, il braccio destro si allunga oltre la testa, portiamo in esterno anche la gamba destra, questo ci bilancia. Il piede destro deve essere completamente appoggiato a terra, soprattutto la parte esterna. I fianchi devono spingere verso l'alto, non inarcate la schiena, ma neanche dovete chiuderla. L'addome si apre, dovete cercare di aprire bene e allungare l'addome. Riportiamo la mano destra davanti al viso, rientriamo piano piano verso il centro, ancora espirando, portiamo l'ombelico verso la colonna vertebrale, inspirando andiamo ad aprire il nostro addome, espiro, chiudo, porto l'addome verso la colonna, inspiro, apro, allungo profondamente la zona addominale, espiro, chiudo, inspiro, apro, mi riporto in posizione neutra, braccio destro che scivola a terra sotto il sinistro, spalla destra in appoggio a terra, testa appoggio. Allungo il braccio sinistro oltre la testa, vado ad aprire la gamba sinistra esternamente, piede a terra. La mano sinistra cammina oltre la testa, gli ischi spingono verso il soffitto, la schiena è dritta, l'addome è aperto. Cerchiamo di mantenere questa posizione stabile, di non crollare sul fianco, di sentire bene il radicamento a terra. La schiena è completamente allungata, l'addome è allungato. Rimaniamo qualche istante, osserviamo il nostro respiro e poi riportiamo la mano davanti al viso e rientriamo nella nostra posizione di gatto mucca. Inspiro, allungo l'addome, espiro, porto l'ombelico verso la colonna vertebrale. Lentamente mi porto a sedere sui talloni, vado a distendere le braccia in avanti più lontano possibile, cerchiamo di mantenere la schiena dritta, i gomiti sono distesi, lentamente avviciniamo le mani tra di loro, i pollici si sfiorano, puntiamo a terra solo i polpastrelli delle mani e la fronte della testa, manteniamo le braccia distese, gomiti sollevati da terra, rimaniamo e percepiamo la nostra schiena, il nostro allungamento. Ed espirando lentamente portiamo le braccia lungo i fianchi e rilassiamo. Rimaniamo in ascolto del nostro respiro, lasciamo andare il nostro addome sulle cosce, cerchiamo di percepire bene il nostro respiro. Lentamente risaliamo, ci portiamo a sedere, portiamo le braccia verso l'alto, palmi rivolti verso il soffitto, inspirando allunghiamo profondamente, espirando flettiamo a destra, inspirando flettiamo verso sinistra, e lentamente ci riportiamo verso il centro, mani dietro la schiena, intreccio i palmi, apro bene le spalle, inspiro, apro profondamente l'addome e porto molto indietro le spalle. Ci portiamo piano piano a sedere, di nuovo in posizione di Sukhasana, andiamo a massaggiare le nostre sopracciglia, massaggiamo la nostra fronte, le tempie, massaggiamo la fronte come se fossero le pagine di un libro, dal centro verso l'esterno. Massaggiamo i nostri occhi facendo dei cerchi intorno agli occhi. Andiamo a massaggiare i nostri zigomi, le gengive, i denti, la parte anteriore, la parte posteriore, sopra, sotto. Cercate di spingere un po' con i polpastrelli, così da liberare questa zona che di notte viene compressa, no? Bruxismo. Massaggiamo le nostre orecchie dall'alto verso il basso, cerchiamo di allungarle un pochino, di rilassarle anche loro. Lentamente andiamo anche a compiere delle aperture della bocca, fatele in maniera lenta perché altrimenti vi fate male. Quindi apriamo bene la bocca più volte cercando di
sentire l'apertura delle mandibole. Andiamo a strizzare e a rilassare gli occhi. Strizzo forte e apro, rilasso. Ancora strizzo e rilasso. Andiamo a massaggiare il cuoio capelluto, è importantissimo anche per la crescita dei nostri capelli. Quindi cerchiamo di rilassare il cuoio capelluto. Con i nostri polpastrelli andiamo a fare proprio dei piccoli cerchietti di massaggini. Cercate di coprire un po' tutta la superficie della testa, anche dietro le orecchie. Piccoli massaggi in modo da rilassare profondamente anche il nostro cuoio capelluto, che spesso ignoriamo. Tiriamo indietro i capelli, tiriamoli un pochino così da sentire anche ancora di più l'allungamento del cuoio e rientriamo nel nostro pranayama, l'ultima volta. Inspirando porto le braccia verso l'alto, espirando porto le braccia verso i fianchi. Cerchiamo di stare nel nostro pranayama, di sentirlo in maniera profonda. 50 e 50, questo è molto energizzante, ci serve proprio per ripartire alla grande durante la nostra giornata. Sentiamo bene il movimento delle braccia e combiniamo il nostro respiro. Lasciamo andare le mani sulle ginocchia, rilassiamo la testa, mento verso lo sterno, schiena dritta. Lasciamo andare piano piano, inspirando portiamo le braccia verso l'alto ed espirando mani davanti al cuore. Grazie a tutti, adesso buona colazione, una buona colazione a base di proteine e buona giornata.